Solo perché non riesci a trovare i tuoi animaletti. Dove saranno andati? A Giuseppina. In effetti, Choppy non ha molti interessi per gli animali, tranne che per la sua balena. Qualche volta si dimentica persino di avere una madre. Anche questo pensate un po' tutto per la sua balena. Ciao nonna, ciao mamma. Ciao. È un così bravo ragazzo, Choppy, vero? Cinzia, per caso hai visto i miei animaletti? Oh, sì? Tuo padre li ha portati con sé al lavoro questa mattina. E perché? Solo per un controllo clinico, credo. Era molto meglio farlo nel suo ambulatorio, non credi? Non stanno bene, sono malati. Non ne ho proprio idea, ma ci penserà il tuo papà, vedrai. È un veterinario molto bravo, lo sai, no? Andiamo a dare un'occhiata, giusto per essere tranquilli. Io sono pronta, possiamo andare. Certo, andiamo. Balena, diventa grande. Choppy non è mai andato nello studio del padre. E anche a casa non passano mai molto tempo assieme. Maleducato. Fai piano. Pronto? Oh, qui clinica veterinaria. No, il dottore è occupato. Sembra essere qui. Oh, silenzio! Non dobbiamo fargli sapere che siamo qui. Non ho idea di che cosa possa aver provocato tutto questo. No. Sembra quasi una specie di disturbo psicologico, come un blocco mentale.
Già, insieme alla solita stupida balena. Ma guarda, non ci mancava che questo. Vattene via. Ehi, ma che diavolo vi succede? Perché ce l'avete con me? Choppy, questo è veramente troppo. Non credi di esagerare? E vedi, tu passi tutto il tuo tempo con quella tua balena e ci hai completamente dimenticati. Vogliamo giocare anche noi con te. Quello che penso anch'io, ci sentiamo sempre trascurati. Ah, è così, ma io faccio quello che mi pare. Ma noi siamo i tuoi animaletti, hai voluto noi per primi, ti ricordi? Non puoi cambiare idea così, metterci in disparte per quella tua irreale balena. Noi siamo reali, ma la tua balena va, viene e scompare nell'aria e non riusciamo proprio a capirti. Non possono capirmi. È veramente troppo, tu passi tutto il tuo tempo con lei e ci trascuri sempre. Sapete, la mia balena può diventare grande e piccola e può nuotare nel mare e volare nell'aria a mio piacimento. Io posso nuotare nel mare e camminare sulla terra. Però non puoi prendermi sulla schiena e volare via. E tu sei troppo grande perché ti possa prendere sulla mia schiena. Però guarda, io volo! Giuseppino, facciamogli vedere noi. Ok, balena diventa grande. Posso vedere, lei sembrerebbe proprio una balena. Senti, perché non lasci perdere il nostro Choppy e te ne vai via? Ma siete matti? Io non voglio che lei se ne vada. Possiamo chiederle allora di essere un po' più modesta? O pensa di essere superiore a noi tutti? Choppy. Choppy. Mi dispiace veramente per tutto questo. Non preoccuparti, io voglio che tu resti con me. Ma cosa stai aspettando allora? Vattene. Dobbiamo essere proprio noi a buttarti fuori? È giusto. E devi andartene. Vattene via. Conosce il mare molto bene, lei. Conosce il mare? Sì, il mare. Voi non l'avete mai visto, non è vero? Non si può vederlo dalle finestre di casa nostra. Miau. Comunque Madrid è molto distante dal mare e io non sono mai stato fuori Madrid. Oh. Io sono sicuro che tu conosci il mare meglio della balena. È vero, tartaruga? Oh, beh, io sono nata in una fattoria, ma mio nonno mi parlava molto spesso del mare. Sì. Ah, così nessuno di voi conosce realmente il mare, è giusto? Neppure io lo conoscevo prima di incontrare Giuseppina, ma adesso sì, mi ci ha portato un sacco di volte la notte. Dici davvero? Certo, era molto scuro, ma ho potuto vedere che era molto, molto più grande della tua vaschetta per il bagno. Decine di migliaia di volte più grande. Sì, milioni e milioni di volte, fino a perdersi nell'infinito. Non ha una fine, c'è solo acqua. Miau, sembra veramente di vederlo il mare. Sapete una cosa? Vi porteremo tutti al mare con noi. Evviva! Che bello, Silvia! Giuseppina, facci vedere il mare. Sei sicuro? Ho già promesso. Bene, vi farò vedere il mare di notte. Il mare di notte. Posso sentirlo da qui.
Va tutto bene? È bello, non è vero? Yuppie! Vi piace questo viaggio? È fantastico! Aiuto! Malgrado tutto, è stato proprio divertente. Riesci davvero a sorprendere la gente, devo proprio dirtelo, Giuseppina. È stato molto bello da parte tua portarci, Giuseppina. Vedete, possiamo essere amici tutti assieme, che ve ne pare? E adesso tutti a casa! Di tempo. Stavo pensando perché ce l'avevano tanto con me. Credo fosse solo perché non riuscivano a capirmi. Non preoccuparti, tu hai un posto nel mio cuore come ce l'ha mio padre, mia madre, mia nonna e Rosy. Sì, ma devo trovare un posto definitivo in famiglia. E come? Tu mi hai dato il nome Giuseppina, vero? Così? Così cosa? E mi darà un posto ben definito. Intendi dire adesso? Sì, adesso.
mi sento proprio bene. Il signore mi ha riconosciuta e mi ha dato il mio posto nel mondo. Cos'è successo? Non mi sono accorto di nulla. Presto sarà ancora il tuo onomastico, non è vero, Choppy? Certo, ma cosa c'entra? Beh, ora che sono battezzata, anch'io lo festeggerò. Come no, e con tante cose buone. Sì. Mi sta venendo fame. Torniamo a casa, è ora di cena. Andiamo allora. Piace veramente? Piacermi cosa? Il tuo nome, Giuseppina, ecco. Sì, mi piace proprio, penso sia meraviglioso. Tu sei il mio padrino, così faresti meglio sorvegliare. Oh, lo farò certamente. A badare neppure a te stesso. Credo che dovrò essere io ad avere cura di te. Penso che tu abbia ragione. Siamo quasi arrivati a casa. La nonna sta arrivando. Va bene. Cosa succede, Choppy? La tua cena è in tavola. Ti stiamo aspettando tutti. Solo un momento, nonna. Guarda, Choppy, che stai tenendo il libro dalla parte sbagliata. Oh, che sbadato, scusa. Sbrigati adesso. Su, svelto. Sei accorta? Ma no. Hai detto qualcosa, caro? No, nonnina, nulla. Avrò sentito male. Oh. Giuseppina. Tua nonna ha delle orecchie veramente molto buone. Mm, è proprio vero. Choppy! Vengo! Ah! Hai veramente bisogno di tanto aiuto. I nostri animaletti restano da papà per un po'. Sì, certo. E come fai a saperlo? Mi vuoi dire per favore chi te lo ha detto? Questi non sono affari tuoi. Sì che lo sono. Non te lo dico, hai capito? Rosy, torna subito al tuo posto. Sono sicura che te lo ha detto Cinzia o la nonna. Ti ho detto di no. E allora chi? Dimmelo, su. Tanto non te lo dico. Oh sì, me lo dici. Voglio saperlo. Mamma, chi pensi che l'abbia detto a Choppy? Non ne ho la minima idea, Rosy. Adesso siediti, Rosy, e fai la brava bambina. Va bene, uffa. Se sapesse, è Giuseppina che mi ha portato all'ambulatorio di papà. In effetti, Choppy vorrebbe raccontare tutto quanto a Rosy, ma ha paura che lei sia ancora troppo piccola per essere capace di custodire un simile segreto.